dice ti amo? Chi mi dice ti amo? No, c'è solo questa scena. Ma togli il cane, escluso il cane, tutti gli altri sono cattivi, pressoché poco disponibili, miscredenti e ortodossi, di aforismi perduti nel nulla. Siamo venuti a vedere perché l'avevamo visto e abbiamo già fatto i sopralluoghi nei scorsi giorni insieme al direttore della Protezione Civile, e quindi siamo venuti a vedere effettivamente, constatare di persona quello che è successo in questa cittadina. Abbiamo già il rendiconto che ci ha mandato il sindaco, ma anche tutta la relazione dei sopralluoghi che i nostri funzionari hanno effettuato l'altro giorno, quindi già dalle carte ci siamo resi conto di quello che è successo, ma io mi sono voluto rendere conto di persona anche perché, e mi dispiace che oggi il sindaco non c'è, avrei voluto dire al sindaco che la regione è stata presente in questi giorni, fin dal primo momento, così come è stata presente la prefettura, e che il sindaco deve imparare che è lui la protezione civile, non sono io né il Dipartimento Nazionale. Quando si chiede l'aiuto della protezione civile, lui deve sapere che è la prima autorità preposta a fare protezione civile. Per legge non è né la regione né il Dipartimento Nazionale. Quindi la protezione civile c'era, perché c'era lui a fare protezione civile. Dopodiché la regione deve fare la sua parte e noi siamo venuti apposta per fare la nostra parte. Intanto stiamo cercando di quantificare i danni. Da una prima conta possiamo parlare di 150 milioni di euro di danni, però poi bisogna vedere realmente quello che ci perviene dalle relazioni dei nostri tecnici e da quelle dei sindaci ovviamente. E anche gli altri sindaci, come quello di Crotonei, hanno già mandato le richieste per le somme urgenze che stanno effettuando in questi giorni. Il problema dei soldi lo sappiamo, perché non ci sono risorse sufficienti a riparare i danni che in tutti questi anni ci sono stati in Calabria, quindi non ne parliamo nemmeno. Certo, è chiaro che i sindaci, con il patto di stabilità e in relazione a tutte le situazioni che ci sono, oggi vivono dei drammi sulle spalle dei cittadini e anche con i bilanci molto stretti. Quantomeno la regione provvederà a pagare le somme urgenze. Su questo lo abbiamo già fatto negli anni scorsi e lo faremo anche in futuro. Te che sogni una stella ed un veliero, e quindi riduciamo le potenze. Che fai? Non è che ti portino sui isole dal cielo più vero, me, che non sopporti la pazienza a livello di costi continenza. A te che hai progettato un antifurto sicuro, a te che lotti sempre contro il muro, e quando la tua mente prende il volo ti accorgi che sei rimasto solo. A te che ascolti il mio disco, forse sorridendo, giuro che la stessa rabbia sto vivendo. Siamo sulla stessa barca, io e te. Chi è pulito, per esempio, no? Come ha fatto? Chi ha fatto la scavalcata? Non riesco a capire, che è successo? Come se fosse caduta una meteo. Dove è andata? Tutto quello che era dentro, dove è andato a scendere? È defluito. Sì, esattamente qui sotto. Questo è qui l'intervento immediato di proteggere. Ma questo quando è stato fatto? Questo qui 50-60 anni fa. Perché questo qui praticamente tutta la zona non costruita del paese. Hanno fatto questo canale e poi sono andate le costruzioni. E hanno convogliato tutte le acque, questo è via l'acqua dalla parte esterna del paese più giù. Ma sotto ad esempio, le persone possono accedere? C'è una galleria di 1,70 m, accessibile. Abbiamo fatto bisogna sistemare per intervenire, questo qui nell'immediato. Da parte da sopra il paese? Da buona parte, siamo 700-800 metri di canale. Bisogna verificare tutto questo. Lo so. L'intervento immediato è questo qui. Parte da via Firenze fino in piazza Indipendenza. Il problema. Cerchiamo di non tappare i buchi e poi fare... Qua non tappare i buchi, c'è un intervento serio qua da fare. Io non sto dicendo questo,
noi l'intervento è da fare qui, però poi se si molla lì, se si molla più su, mette a rischio tutto il paese qua, dovete stare attenti, non sì, è questo. Sì, allora... Però siccome posso soltanto andare. Questa è un'emergenza, perché fare quello che dice lei, qua bisogna sventrare tutto il paese. L'ho capito che è un'emergenza, l'ho capito. Io forse io sto dicendo un'altra cosa. Qui bisogna verificare tutto, bisogna verificarla certo, tutta questa galleria. Ma certo, perché se noi sistemiamo questa e poi più giù crolla più giù. No, questo è da sistemare tutto quanto, fare praticamente, monitorare tutta la galleria, il percorso, vabbè, verificare. Io ve lo dico per evitare che magari... facendo un lavoro di consolidamento per tutto il percorso costasi di più, però cioè, questo, se voi dite per fare questo lavoro mi servono 100.000 euro, magari per fare tutto il tracciato me ne servono 300, per dire, no. Io questo qua sto dicendo va messo tutto, va controllato tutto, investiamo 50 metri, non la facciamo tutta questo, quindi state attenti che noi buttiamo i soldi qua, non so, buttati, perché è un'emergenza, ripariamo un coso. Se è un'emergenza ripariamo, voi state, non è che dovete tappare il buco qua, quello che sto dicendo, quello che sto dicendo l'abbiamo pensato, né cercare di quello che sto dicendo lì l'abbiamo pensato. È come si dice, no, la galleria, quando cade nella galleria, cade un pezzo di galleria, bisogna guardarla tutta la galleria, dall'inizio fino alla fine, non guardiamo solo dove abbiamo studiato. Se dai calcoli fatti dalla dimensione del bacino e la portata d'acqua che arriva a valle, questo canale com'è realizzato oggi? Quanta non ce la fa a passare l'acqua? Quanta acqua passa? Massimo 5 metri al secondo, ne può prendere il canale. Se c'è una pioggia con un ritorno di 200 anni, e la portata massima di questo bacino imbrifero sarebbe di 8 metri cubi al secondo, quindi non ce la fa. Perciò dico, perché quindi a monte è previsto. Mi pare che ogni anno che passa le precipitazioni sono sempre più aumentate. Cioè le piogge che sono verificate 2 giorni fa, 3 giorni fa, non si verificavano da 40 anni. Quindi sì, la sezione è questa, questa è la sezione del canale, 1,20 m più o meno per 1,80 di media. Cioè, ma il canale come è fatto sotto qua? Materiali che. Quindi l'acqua può filtrare tranquillamente. No. Ancora non ha scavato il fosso, ha scavato pure in parti lati, però ancora regge, solo che sta andando. E poi questo è il calcolo il calcolo idraulico, che sono 8 metri cubi al secondo di portata di piede con un ritorno di 200 anni, i 5 metri al secondo di portata massima transitabile nel canale, dai calcoli fatti. Dovete verificare per evitare che l'acqua comincia a filtrare sul terreno. È questa, consolidare il canale interno. Certo, bisogna consolidare. Con un intervento ce l'hai quel Debian? Allora, io che non sono un tecnico. Sì, abbiamo già parlato con i colleghi. Io che non sono un tecnico, vi direi. Non cerchiamo di tappare il buco, no, o di sistemare questa cosa. Verifichiamo dall'inizio, da sopra fino a sotto, tutto il canale, e poi ci regoliamo come sistemare questo. Perché mo si è aperto quel buco, poi se ne apre un altro più su, e non avete fatto niente. Ma infatti il progetto è del 2003, perché era un'altra richiesta di finanziamento con i dissesti idrogeologici della regione Calabria. Nel 2003 è stato approvato il progetto. E questa è l'azione 1.4, rischio sondazione. Abbiamo chiesto, noi ci siamo attivati. Il problema è che fare dei mutui di 2 milioni di euro per fare queste cose per un paesino, insomma, non è. Poi il cambio di amministrazione, poca attenzione perché uno si dimentica, eccetera, insomma. Da qui fino a sopra, su 600 metri di canale che va a fare. Per fare una galleria ci vorranno 2 anni, forse 8 o 2 anni. Aspettare questa è la situazione da prendere per forza giù. La galleria per forza dentro il paese, no, all'esterno a monte, lui dice deviare l'acqua a monte. Non farla arrivare, però ci sono, non è che praticamente un canale portato un altro canale, congiungere due fiumi, ed è lungo questo 250 metri, come dici, non l'ho visto, ma di mezzo solo la piena, l'onda di piena, il problema è che rimane sempre non la toglie tutta, diminuiamo questo e questo qui resterà sempre funzionale, ma queste cose nei paesi non si però fanno. Ma comunque se questo i canali però la storia di questo canale deve saperci, questo è un posto naturale, ho capito, il paese poi si è ampliato, prima non c'è nessuno qua, non bisogna costruire sui canali a 60 metri, è come la stessa storia costruisce sui fiumi, sì, no, ma però no. L'avete costruito addirittura sopra il canale, no. Dove passa l'acqua, scusate. Il fosso comunque era un fosso naturale, che il paese era diviso in due, però questo è un recupero urbano, questo fatto di realizzare il canale e atterrare tutto per fare le piazze. E con Vax e Riccia, e insomma su munne na gogna, su munne na fogna. Quello che giù un munno, monta pare cangiare tuni, o il cunno. Io me la miento, tu te la miento. Me la mangiamo tutti, ma senza gli arrugare non c'è antidoto canetena, non c'è catena canetena.
Dottore, scusate, il 2000 è stata fatta una petizione mandata al sindaco, al prefetto, ai carabinieri di Cotronei, mandata anche alla protezione civile della Calabria. Il 2010 a marzo è stata fatta la stessa lettera, non è intervenuto nessuno. Questo è andato al telegiornale di Telediogene ieri, su Telecondelli, su internet, in tutto il mondo. È una cosa che dovete guardare questa. Vediamo di chi sono le responsabilità. Sono da poco. Oh no, ingegnere. È giusto? Vi invito a guardare su Telecondelli, www.telecondelli.com. Ma io gliel'ho detto. Qui c'è stata la RAI, canale 5, allora, senza sapere niente. Allora. Invece noi sappiamo che il canale attraversa via Firenze, Vallone delle Pere e arriva in Piazza Indipendenza. Da Piazza Indipendenza fino a Corso Vittorio Emanuele II è stato fatto ultimamente, quindi è stato fatto benissimo. Allora, il problema è dalla piazza fino a via Firenze. I cittadini devono sapere, l'ho detto l'altro giorno, che lo Stato è vicino ai cittadini, e lo Stato è rappresentato dal governo, dalla regione, dalla provincia, dal comune. Lo Stato è il sindaco, lo Stato è il comune, quindi se il sindaco, se avete delle proteste da fare, dovete cominciare prima dal sindaco, che è l'autorità del comune. No, chi deve tutelare vedere il territorio del proprio comune, dal sindaco. E sono soddisfatto, un poco saggio, un poco matto, penso che fra 20 anni finiranno i miei affari, ma ci ripenso, però mi guardo intorno.